tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo Paranormal Vlog. È venuto ancora una volta il momento di parlare di un argomento davvero misterioso. E oggi riprendiamo un argomento che mi interessa molto, ma che sembra interessare molto anche voi. Parliamo di fotografie, e non di fotografie a caso, ovviamente, ma di fotografie davvero inquietanti. Infatti, per il video di oggi ho scelto per voi una selezione, diciamo così, una top di fotografie che sono a metà tra l'essere inquietanti, e non c'è un'altra parola per descriverle, ed essere addirittura delle fotografie che non dovrebbero o non potrebbero esistere. Ma non voglio perdermi in chiacchiere, quindi cominciamo immediatamente a vedere le fotografie che sono le protagoniste di questa puntata. E poi mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, quali sono quelle che vi turbano o vi perplimono di più. Spesso e volentieri abbiamo visto in altri video dedicati alle foto misteriose, le fotografie migliori tra virgolette, sono quelle che vengono scattate in maniera più o meno inconsapevole, nel senso che i soggetti che sono rappresentati all'interno della foto sono del tutto inconsapevoli del fatto che quando poi andranno a guardare o a sviluppare la fotografia si troverà qualcosa completamente fuori posto. Ora, immaginate un gruppo di ragazzini, un gruppo di amici che fa una foto insieme. Sono tutti lì felici e rilassati e si fanno scattare una bella foto. Quando però poi la foto vanno a riprenderla, la guardano e magari così sovrappensiero sembra che sia tutto a posto. Non c'è niente di strano, non c'è niente di particolarmente bizzarro. Però poi, se la foto la vanno a guardare con attenzione, si rendono conto che effettivamente un particolare fuori posto c'è. Un particolare che è nello stesso modo inquietante, ma anche un particolare che non dovrebbe essere presente nell'immagine. Quante mani riuscite a vedere nella foto che vi sto proponendo? Quante mani contate? Perché vedete, c'è una mano in più in questa fotografia. Una mano che apparentemente sembra non appartenere a nessuno dei ragazzini che sono stati fotografati. Una mano che sembra essere davvero comparsa dal nulla. E dunque, di chi è quel pollice sollevato in più? Ecco, molte persone hanno cercato di rispondere a questa domanda. Qualcuno, gli stessi ragazzini che riuscite a vedere nella foto, hanno addirittura ipotizzato che possa trattarsi dello spirito di un loro amico che era morto tempo prima e che in questo modo si sarebbe manifestato per far sapere che era ancora presente e che andava tutto bene. Come gruppo di foto seguenti, potremmo definirle così, ho scelto un tema che secondo me è davvero molto, molto inquietante. Innanzitutto, penso di avervelo già detto in qualche altra occasione, le foto del passato hanno sempre un che di misterioso. Sarà per il colore, sarà perché le foto non erano talmente definite come sono oggi, però ti lasciano sempre quel sapore di mistero, almeno a me. Mi piacciono moltissimo, ma mi danno sempre l'impressione di nascondere qualche segreto. Pensate poi quanto può essere più forte questa impressione quando parliamo di fotografie di ectoplasmi. All'inizio del secolo scorso, e qualche anno prima anche, andava davvero di moda prendere parte a delle sedute spiritiche. C'erano delle persone che dicevano di essere medium e a volte da queste persone si manifestava proprio quello che chiamiamo un ectoplasma, ovvero una strana sostanza che si può muovere e plasmare e che si dice sia una sostanza che viene generata addirittura dagli spiriti. Si dice che tramite questi medium gli spiriti comunicassero proprio con questo ectoplasma. La cosa inquietante è che molte volte questa sostanza veniva fuori dagli orifizi, letteralmente presenti sul corpo del medium. Quindi ci sono foto antiche di questi fluidi, di questo strano materiale, di questo ectoplasma che esce fuori per esempio dalla bocca o dal naso di un medium, aggiungendo un tocco ancora più inquietante
a tutto il resto. Insomma, è già abbastanza inquietante di per sé stesso tutto questo, ma sapere che l'ectoplasma usciva dal naso o dalla bocca è ancora peggio. In molti casi c'è da dire che queste fotografie di ectoplasmi sono state smascherate, così come sono stati smascherati all'epoca anche tanti medium che con diversi trucchi proponevano questa cosa. Però nonostante tutto, nel dubbio che comunque qualche foto sia autentica, un brivido lungo la schiena ci può ancora davvero correre. E poi ho scelto per voi una foto che è assolutamente da definire foto che non dovrebbe esistere. Il soggetto di questa foto sembrano essere dei soldati della guerra civile americana, ma il problema non sono i soldati, il problema è quello che è ai piedi dei soldati. Sembra che questi signori siano andati a caccia e siano riusciti ad uccidere una creatura che all'epoca non avrebbe più dovuto essere sulla terra. Un animale volante appartenente alla preistoria. Si sono sprecate molte parole su questa fotografia. C'è chi la bolla come un falso a vista dicendo non è possibile. Però c'è chi si è sbilanciato e ha detto che la foto in realtà potrebbe davvero essere reale e che probabilmente all'epoca almeno un esemplare di quell'animale era ancora in giro sulla faccia della terra. La cosa che mi fa pensare di questa foto è che riporta un po' alla mente tutti i discorsi sul fatto che alcune creature del passato potrebbero ancora essere tra di noi, anche se si credono estinte. Che per esempio avvistamenti di creature come Nessie, il mostro del lago di Loch Ness, potrebbero in realtà essere avvistamenti di dinosauri o creature del genere che sono riusciti ad arrivare sino ai giorni nostri, rimanendo ben nascoste. La cosa inquietante è pensare che una creatura del genere potrebbe comparirci davanti quando meno ce l'aspettiamo. Beh, a me devo dire piacerebbe vedere un dinosauro in realtà. Però se dovessi trovarmi in una foresta e venisse fuori un tirannosauro, non penso che ne sarei felice. Ecco, questo lo trovo inquietante. Un'altra foto che ho scelto per voi è una foto che rappresenta un argomento che però meriterebbe un video a parte e se vi interessa ne parleremo sicuramente in un video prossimamente. Sto parlando delle fotografie che rappresentano scheletri o resti mummificati di giganti o, se non proprio giganti, comunque di esseri umani molto più alti del dovuto e che la scienza non riconosce come esseri veramente esistenti o esseri che sono esistiti nel passato. Ci sono una serie di fotografie che ritraggono presunti giganti. Vi devo dire la verità, su questo argomento potete mettere la mano sul fuoco sul fatto che la maggior parte delle foto siano assolutamente fake, che siano dei falsi. Girano proprio tantissimi falsi, fintissime foto di giganti. Però poi ci sono anche delle foto che invece non sono così spudoratamente fasulle, soprattutto foto scattate nel passato. Prova ne sono diversi articoli che per esempio sono usciti nel passato su vecchi giornali che dicevano ritrovato in zona tal di tale, il giorno tal di tale, una sepoltura di giganti e che all'epoca, all'inizio del Novecento, non c'era motivo che venissero fabbricati, che venissero creati per prendere in giro la gente. Quindi queste potrebbero essere prove del fatto che effettivamente questi ritrovamenti sono avvenuti. C'è chi dice addirittura che alcuni famosi musei all'epoca abbiano comprato alcuni di questi corpi, di queste mummie che erano state trovate, per farle sparire, perché per la scienza ufficiale non trovavano collocazione. Ora, in realtà, io non so se sia davvero vero al 100%, però devo dire che questa storia mi intriga moltissimo e che non sono sicura del se sia più da categorizzare sotto la voce immagini che non dovrebbero esistere o immagini inquietanti, perché questi grandi corpi mummificati, un brivido lungo la schiena, lo danno e sicuramente non mi piacerebbe imbattermi in una cosa del genere al buio. E a voi?
L'ultima foto che ho scelto di mostrarvi per oggi è una foto che appartiene senza ombra di dubbio al genere inquietante ed è una foto anche abbastanza recente, di qualche anno fa. Ora probabilmente la state guardando e non vedete niente di particolare se non che l'impronta di una mano sul vetro. Per farvi capire esattamente di che si tratta, vi devo raccontare la storia dietro questa fotografia. Chi ha scattato la foto si trovava in casa sua. Ha guardato fuori dalla finestra, non c'era niente di strano, ed è andata nell'altra stanza a prendere una cosa. Quando è tornata nell'altra stanza, nella stanza con la finestra dove questa foto è stata fatta, ha visto improvvisamente l'impronta di una mano sul vetro. È andata a controllare e l'impronta non era all'interno, non era l'impronta della sua mano, era un'impronta all'esterno. Questo ovviamente ha fatto agitare tantissimo la persona che ha scattato la foto, ma non semplicemente perché magari aveva potuto pensare che qualcuno si fosse avvicinato alla sua finestra per guardare all'interno. Il problema è che la fotografia è stata scattata da una finestra che si trova al terzo piano. Al di fuori della finestra non ci sono punti di appiglio, non si può essere arrampicato nessuno. E poi questa persona si è allontanata dal salone, dalla stanza dove ha preso la fotografia, solo per pochi istanti. Quindi comunque nessuno avrebbe potuto arrampicarsi lì e poi sparire così nel nulla. Spaventato, chi ha fotografato questa immagine si è anche premurato di guardare fuori per vedere se fosse caduto addirittura qualcuno dal soffitto e passando avesse toccato il vetro. Ma non c'era nessuno a terra. Quindi questa persona è rimasta con un grandissimo dubbio. Come diavolo ha fatto improvvisamente a comparire dal nulla un'impronta sul vetro al terzo piano, all'esterno del vetro, senza appigli fuori dalla finestra? Voi come ve lo spieghereste se una cosa del genere vi capitasse? Che spiegazione tendereste a darvi? Non c'è modo di uscire fuori, non si può lasciare un'impronta dal di fuori con quel tipo di finestra. È veramente inspiegabile come sia apparsa dal nulla, poi senza una motivazione, insomma, è veramente molto, molto strano. E la persona che poi ha scattato questa fotografia, alla fine ha cercato di spiegarla pensando a una presenza, pensando a uno spirito. Spirito o no? Questa foto rimane comunque davvero inspiegabile. E per oggi, streghetti e streghette, mi sa che mi fermo qui. Vi ho dato abbastanza spunti di riflessione e sono curiosissima di sapere che cosa pensate di queste fotografie. Quali sono quelle che vi hanno colpiti di più e quale sarebbe la cosa che vi farebbe più paura trovare in una vostra fotografia? Lasciatemi un commento qui sotto perché, come al solito, sono davvero curiosa di conoscere tutti i vostri pensieri, di conoscere quello che tutte queste cose vi fanno venire in mente. Mi fermo qui, ve l'ho detto. Come al solito vi ricordo, se questo video vi è piaciuto, sentitevi liberi di condividerlo anche sui vostri social network. Mettete un mi piace, lasciate un commento, insomma fatemi sentire che ci siete. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Io aspetto sempre i vostri suggerimenti poi, per i prossimi paranormal vlog. Venitemi a trovare anche su Instagram, su Facebook e vi lascio davvero. Ma non prima di avervi ricordato, come al solito, di guardarvi alle spalle e di aver controllato che non ci sia niente nascosto nell'ombra intorno a voi. Niente che sia in grado di turbarvi e spaventarvi se qualcuno dovesse farvi una fotografia. Ci vediamo al prossimo video, che è meglio. Ciao! Grazie per essere stati con me.